Innamorato di sta maglia, fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Ma ricordi il foglio di Pasquale Marino? Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C, il rumba e Nucaz a HTCD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie P, serie P. Voglio vedere questo posto guaio, pensavo da vedere il tuo mondo, però non c'è storia, no, prenditi un attimo, respira l'aria, goditi su suolo e platmo. Vieni a vedere questo posto guaio. Venite a vedere questo posto, venite a vedere, venite a vederlo allo Zaccheria, perché il secondo posto assoluto è nostro, a meno che domani qualcuno non pensi bene di vincere per 12-13-0, è nostro. Quindi la Serie B passa da qui, da Viale Ofanto, dallo Zaccheria, passa la Serie B. Ce la siamo conquistata, i ragazzi se la sono conquistata, tutti quanti. Io vado subito a salutare gli amici che sono connessi, vado a salutare quelli che ci sono in questo momento e quelli che si aggiungeranno. Quindi saluto Cristian, saluto buonasera. Manu. Buonasera a tutti. Saluto, penso Alberto Mangano, spero che ci senta. Sì. Benissimo, sì. Alberto, almeno via audio c'è, non c'è ancora il video, ma fa niente. Giacomo sì. Ci sta, Paolo Polignone, finalmente video con una splendida webcam di ultima generazione. Ciao. E altri ancora che si aggiungeranno. Allora, cominciamo, cominciamo con Cristian. Questa lo anticipo, lo dico, ma chiaramente è una cosa che fa parte della nostra tradizione, è l'ultima trasmissione diciamo della regular season, ma diciamo di quest'anno. Poi vedremo di organizzare qualcosa per i playoff. Cristian, a te. Beh, che dire, secondi a nessuno, mi viene quasi da dire, insomma, grande Foggia che a Castellammare ha dimostrato veramente che quando scende in campo con il giusto approccio è uno spettacolo di gol, è uno spettacolo di gioco, e non ce n'è per nessuno, insomma, siamo stati abituati a vedere il Foggia in quel campo fare anche delle figuracce, delle pessime figure, oggi sicuramente non è stata una di queste volte. Abbiamo dimostrato finalmente, in un senso di continuità, come dicevo anche la volta scorsa, che ci stiamo meritando il secondo posto, ma ci stiamo meritando veramente ben altro. E credo che insomma, io non lo so, io ho visto il gol di Chirico, mi ha fatto veramente impazzire oggi, cioè, con dei giocatori così meritiamo davvero di strappare tutto il possibile da questi playoff, e quindi niente, la giusta grinta c'è, io penso che dobbiamo affrontarli nel modo giusto. Sono molto contento dei ragazzi e niente, benvenga, insomma, benvenga questo silenzio stampa che ha fatto maturare questa squadra fino a portarla a questi livelli. Cioè, se questo è il risultato, io mi richiuderei già da domani di nuovo in silenzio stampa per affrontare quest'ultimo tratto del percorso. Ok, allora se siete d'accordo io alterniamo un pochettino, proviamo a chiamare qualche amico che ci segue, che può collegarsi telefonicamente, così vediamo un pochettino di alternare un pochettino. Vediamo. Squilla il telefono. Piange il telefono. Va bene, dai. Ci stai provando a chiamare? Ci sto provando. Andiamo avanti. Allora, sentiamo qualcuno più vicino. Alberto, che lo sentiamo almeno in voce, ci dovrebbe essere. Sì, ci sono. Alberto, allora, a questo punto ci siamo arrivati ai playoff e ci siamo arrivati nel modo migliore possibile. Il secondo sì. Miglior risultato possibile di quest'anno. Sì, diciamo ampiamente meritato.
per quello che si è visto poi per tutto il campionato. Quando si dice la miglior seconda, diciamo meglio, siamo la quarta forza di tutta la Lega Pro, che è diciamo, dà ancora più valore a questo risultato. Avevamo fatto i conti, sapevamo potevamo pareggiare, c'era il rischio che potevamo perdere. Diciamo che poi in campo le motivazioni delle due squadre hanno fatto la differenza. Insomma, la stessa Juve Stabia, evidentemente, raccogliere il posto cioè tentare di raggiungere il posto per la partecipazione alla Lega Pro Team, evidentemente non era come la motivazione che hanno messo in campo gli uomini di De Zerbi. Secondo me questa la dice lunga, perché si è visto subito una squadra concentrata, probabilmente, forse, se vogliamo trovare sempre il pelo nell'uovo, ha anticipato un po' troppo le sostituzioni, abbiamo perso un po' di, come si dice, anche di esperienza in campo, insomma, voglio dire, sul 3-0 te lo puoi anche permettere, però forse potevamo anche dire, scaglionare più durante i 45 minuti. Sì, è un'impressione che ho avuto anch'io questa, però, E sai. diciamo che De Zerbi questa vittoria è tutta la sua, perché non so quanti allenatori avrebbero fatto a meno di Gigliotti. Di Bacca forse sì, ma insomma Gigliotti sappiamo, insomma, che comunque non ha alternative, però la partita era comunque importante, gli è andata bene, diciamo che il merito poi alla fine è gran parte il suo. Bene, bene. Io vorrei sentire anche, grazie Alberto, Giacomo. Ci sei, sì? Eccomi, sì, Oh, intanto ecco. io sto cercando di aggiungere qualche altro amico, ma Skype pare che abbia raggiunto un limite, quindi lo aggiungeremo dopo. Ci stanno sabotando. Ci stanno, ma non ce ne, noi ci arriviamo uguale. Senti, tanto oggi voglio dire, onestamente, se avessimo avuto il timore di non farcela oggi, avremmo avuto poi problemi seri a poter in qualche maniera pensare di avere successo dopo. Invece abbiamo fatto quello che si doveva fare. Come la vedi per il prosieguo? Ti auguri qualche avversario in particolare? Ah, no, credo che ormai sia l'Alessandria, cioè a meno di stravolgimento dovrebbe essere l'Alessandria la prossima, comunque una squadra abbastanza tosta. Io la cosa che mi auguro sinceramente è che arrivi un bel annuncio o da parte di De Zerbi o da parte della società che dica intanto De Zerbi è il nostro allenatore adesso e anche l'anno prossimo, un po' anche per calmare l'ambiente, diciamo, sento molte voci sul futuro di De Zerbi lontano da Foggia che magari possono destabilizzarlo anche in vista dei prossimi playoff. Mi aspetto una grande partita, come ormai ci stanno abituando da un po' di partita a questa parte. Se non sbaglio, dopo la sconfitta di Messina abbiamo fatto 8 vittorie su 9 partite. Sì, è così. Arriviamo carichi, secondo te? Sì, secondo me sì, arriviamo carichi. Io sto vedendo, soprattutto nelle ultime partite, una squadra concentrata, una squadra che si vuole bene. Attualmente sembrano lontani i fantasmi del passato, delle rotture nello spogliatoio. Vedo una squadra che si abbraccia ai gol, vedo una squadra che anche in attacco, diciamo, abbiamo pagato nella prima parte del campionato gli individualismi degli attaccanti, adesso invece vedo partecipare molto di più all'azione e magari anche davanti alla porta fare un passaggio al compagno solo piuttosto che provare a tirare magari da posizioni difficili. Certo, certo, Cioè che certo. Manu, sì. allora, Beh, io faccio una. tu hai sofferto in maniera particolare questo campionato perché nei momenti abbiamo ancora delle belle, degli interventi tuoi nei momenti più difficili che effettivamente ci hanno in qualche maniera accompagnato. E adesso come la vivi questa cosa? Personalmente sono molto più sereno rispetto a prima, adesso, cioè comunque affrontiamo, penso quasi sicuramente l'Alessandria, soprattutto con una calma e soprattutto uno spirito di gruppo che è completamente diverso. Sicuramente
Sì, è vero, abbiamo vissuto dei momenti difficili, però è altrettanto vero che, come si suol dire, il buon marinaio si vede sempre quando il mare è in tempesta, cioè nel senso che siamo sempre tutti uniti nonostante i problemi che ci sono stati. E credo che psicologicamente aver, diciamo, blindato in maniera del tutto definitiva quello che è il secondo posto ci dà anche una maggiore sicurezza in più, sia per le partite che dobbiamo affrontare in casa, sia, come ha già detto Giacomo e Chris anticipatamente, dall'interno del gruppo. Io sono molto ottimista e perché, insomma, vedo che c'è una squadra e un allenatore che sa quello che vuole. Abbiamo giocato, secondo me, una buona partita, un primo tempo sicuramente eccellente, un secondo tempo un po' così così, se dobbiamo trovare, diciamo, il pelo nell'uovo. E dobbiamo ancora anche dire, abbiamo anche soprattutto visto un buon Micale che ha, come so dire, tolto le castagne da fuoco più una volta su punizione. Sì, Micale in forma. Sì, Micale in forma e soprattutto, come voi avete detto tempo fa, quando poi un portiere gioca più domeniche di fila, insomma, è tutto da guadagnare. E insomma, sono molto contento, adesso mi concentro, mi comincio a concentrare psicologicamente per il fine settimana prossimo. Va bene, Tonio, ci sei? No, Tonio non c'è, sto cercando di recuperarlo. Vorrei sentire Paolo. Paolo, che finalmente vediamo, da Ravenna, vero? Da Ravenna, sì. Da Ravenna. Senti, parliamo di un attimo di, del nostro portiere, di Micale. Effettivamente, insomma, in questo momento ha dimostrato di essere, di aver recuperato quelle incertezze. Guarda, io l'ho sempre difeso anche nei forum, perché a parte il fatto che a me non piace proprio attaccare i giocatori anche quando sbagliano, devo dire, cioè la critica va fatta, d'accordo, ma molte volte, spesse volte ho trovato sui siti, vari forum, degli attacchi ingiustificati e secondo me esagerati, certo. Adesso sono contento per lui perché l'ho conosciuto in ritiro quando sono stati a Norcia quest'estate, ed è come tutti gli altri un bravo ragazzo, mi sembra, poi chiaramente per quello che si può vedere capire in 10 minuti, un quarto d'ora che uno sta lì a parlare con i giocatori, però al di là di questo penso che si sia riscattato già nelle partite precedenti e oggi ha fatto ancora ci ha messo del suo per mantenere quel risultato che, come ha detto prima Alberto, probabilmente con qualche cambio un po' posticipato poteva essere mantenuto sul 3-0, invece abbiamo sofferto un po' su alcune ripartenze loro, però voglio dire, per quanto riguarda appunto Micale sono abbastanza tranquillo. Aspetta un attimo, c'è un nostro amico che ci chiama, lo sentiamo un attimo. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Vincenzo. Abbiamo Vincenzo in linea, benissimo, ciao Vincenzo. Allora, buonasera a tutti, a te e ai nostri amici della trasmissione. Io intanto volevo scusarmi della mia assenza, diciamo, sul video, ma purtroppo impegni familiari mi hanno portato lontano da voi. Insomma, ah, quindi non hai visto la partita, non sai com'è andata? No, assolutamente no, la partita sono riuscita a vederla, è solo che sono dovuto scappare appena dopo il triplice fischio, ecco. Mi piaceva salutarvi, anche perché con questa partita credo che si sia concluso quello che, insomma, il nostro viaggio, almeno, diciamo, dal punto di vista del campionato. Ora pensiamo a vivere queste altre partite, che secondo me è tutto un altro campionato, quindi insomma andiamo come sapete tutti, insomma, come miglior seconda, e quindi insomma, sei speranzoso? Vediamo di fare il meglio possibile. Sei speranzoso? Come le vedi le prossime domeniche? Ragionevolmente positivo, insomma, sono speranzoso perché oggi, insomma, non c'è stata partita, siamo una squadra, ormai abbiamo tutte i numeri a posto, ecco, abbiamo un grande mister che oggi ci ha sorpreso ancora una volta con una formazione, almeno in difesa, che secondo me, insomma, Gigliotti se lo aspettavano tutti,
Ma insomma, ecco, meglio così, ce l'abbiamo preservato per la prossima partita, che credo sia domenica, se non sbaglio, vero? Sì, 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 ormai tutte le domeniche avremo qualche incontro. Mi sentite? Benissimo, sì, Tony, un attimo, Tony, sì. Ok, ok. Vai? Benissimo, speriamo bene, incrociamo le dita e vi saluto, vi abbraccio tutti. Ciao Vincenzo, ciao. Grazie. Un attimo solo, Vincenzo, dimmi Christian. Non so se vi sente. Puoi portare i saluti a Vincenzo da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia? Allora, c'è Christian che chiede di se puoi portare i saluti, cioè se possiamo portare a te i saluti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ti ringrazia per tutti i test positivi che sono stati fatti a ogni gol del Foggia. Io credo di essere membro onorario di questo istituto. Sì, sì, ne siamo convinti. Ciao. Grazie Vincenzo, ancora, salutaci tutti gli amici della Toscana. Ah, l'ultima cosa, speriamo di non incontrare il Pisa. L'unica cosa è quella, vi chiedo. Speriamo di non incontrare il Pisa, perché qui sono tutti galvanizzati al massimo con Gattuso, che sta facendo davvero un grandissimo che ha fatto e che sta trascinando la squadra sulle sue spalle. Ecco, l'unica cosa, speriamo di non incontrare il Pisa. Io non so chi incontreremo, ma credo che questo Foggia di questo periodo sarebbe un cattivo cliente anche per i playoff di una categoria superiore. Va bene Vincenzo, un abbraccio. Grazie, saluti ai toscani, buona serata. Ciao, grazie. Allora, Antonio, credo che sia riuscito finalmente a collegarsi, almeno via audio, ci sei? Ah Tony? Sì, non mi si apre la camera, non fa niente, dai. Mi hanno fatto fare l'aggiornamento, ma non si capisce più niente. Va bene, dai, sappiamo che Skype ogni tanto fa di queste cose. Va bene, Tonio, allora, ci siamo arrivati ai playoff e ci siamo arrivati bene. Beh sì, siamo adesso parliamo il terzo traguardo, quello voluto da De Zerbi, prima la qualificazione playoff, anzi prima la Coppa Italia, poi la qualificazione playoff e infine la miglior seconda dell'intera Lega Pro, e tra gli obiettivi che insomma il tecnico ha voluto e centrato in pieno. Oggi peraltro mi è sembrato davvero una partita di grandissima intelligenza sia tecnica che tattica, perché è vero che qualcuno si aspettava Gigliotti, ma anche è vero che Gigliotti era diffidato, avesse beccato la squalifica non si annulla al primo turno di playoff, si porta dietro e quindi è stato meglio non farlo giocare, così come è stato meglio non far giocare Sarno, che ha avuto qualche piccolo problema muscolare in settimana, infatti ieri sera in trasmissione avevo detto che probabilmente poteva correre il rischio di non giocare, perché sul sintetico chi ha problemi di carattere muscolare certamente non ottiene benefici. E dunque anche questa è stata una mossa intelligente da parte di De Zerbi, così come quella di sostituire Di Chiara, di sostituire Iemmello a partito a risultato acquisito, perché insomma si rischia inutilmente qualche infortunio, qualche problema muscolare che invece dobbiamo evitare assolutamente in questo periodo. Tonio, parlare della partita di oggi forse insomma non ha molto senso, sì. Però qualche riflessione la possiamo fare. C'è una cosa che ha detto Alberto prima. Alberto, ci senti ora? Penso che sia di nuovo collegato, è vero Alberto? Sì, perfetto, perfetto. Allora Alberto ha detto una cosa prima e io la condivido. Probabilmente qualche cambio poteva essere un po' posticipato rispetto a quello che insomma è stato fatto. E a un certo punto, dopo il gol di Diop, probabilmente qualche rischio l'abbiamo corso. Riaprire una partita a 20 minuti dalla fine, abbiamo corso anche qualche rischio. Ha giocato molto bene Micali, a mio avviso, ha neutralizzato bene alcune palle molto difficili. Volendo diciamo, trovare il pelo nell'uovo, come ha detto Alberto, magari si poteva attendere un po', perché lo Stabia si è buttato in avanti nel momento in cui siamo diventati più deboli sul lato sinistro, sul nostro lato sinistro, non trovo. È evidente che Rodesani non era certo il difensore che poteva garantirci la tranquillità sull'esterno sinistro, però è anche vero che secondo me insomma
il Foggia ha anche speso abbastanza nei primi 45 minuti e quindi un po' di stanchezza è emersa, al di là, ecco, poi della, come dire, dell'atteggiamento tattico del Foggia, che ha smesso di giocare palla come sa fare, come ha fatto durante tutto il primo tempo, e di qualche rischio l'abbiamo corso, però credo che sia stato un rischio tutto sommato calcolato, nel senso che anche gli avversari non è che avessero questa grande lucidità. È evidente che l'innesto di Diop ha dato un po' di vitalità a una squadra che mi era sembrata proprio spenta e rinunciataria, per cui forse, ecco, questo non, questa cosa non era prevedibile, però voglio dire, alla fine, insomma, chiudere la partita già nel primo tempo e poi controllarla con anche una certa tranquillità, a parte nell'ultimo quarto d'ora, mi sembra che, insomma, il Foggia abbia ottenuto quello che voleva. Certo, certo, certo. Cristian, prima di chiamare, magari proviamo nel frattempo, provo a chiamare qualcun altro. Che è successo qui? Ci sei? No. Allora, c'è un piccolo intoppo, adesso riprendiamo tutti. Adesso dovrebbe esserci anche il video, se non sbaglio. Sì, ora ci dovreste essere tutti. Un attimo solo, Giovanni? Sì, ci sono. Perfetto, Giovanni, allora abbiamo... Ci sei? Mi senti, sì? Sì, sì. Allora, Giovanni Cataleta... Abbiamo terminato il nostro campionato, la regular season, stavamo commentando, ci dai il tuo parere veloce? Senti, sul campionato ovviamente complessivamente ottimo, perché l'obiettivo iniziale era quello di migliorarsi, però il rammarico c'è anche tanto. Però non possiamo sicuramente rimpiangere i nostri errori, perché non li abbiamo fatti noi, quindi non c'è niente da recriminare. Quindi abbiamo raggiunto anche l'obiettivo importante che ci ha penalizzato in altre annate, quello di dover giocare la seconda partita in casa. Insomma, è un contentino a cui noi diamo importanza notevole, perché l'importanza dello Zaccheria lo conosciamo tutti. Quindi bilancio positivo sicuramente, è anche il secondo obiettivo raggiunto, dopo certo, quello di aver vinto la Coppa Italia. Senti, Giovanni, una cosa però ce la puoi dire, ce la puoi anticipare. Sì. Tu stai preparando qualcosa, non è legata specificamente a questo che sta al percorso del Foggia. Nelle prossime settimane, certo, no? Però. Nelle prossime settimane, cioè, come sai, insomma, c'è la preparazione, è quasi nato il mio terzo libro, che raccoglierà una serie di racconti, di storie, di cronache, sempre che riguardano la passione intensa che ho per il Foggia. Bene, ed esce al momento giusto? Sì, diciamo che dovrebbe coincidere con questo bel periodo, insomma, le premesse ci sono tutte, però io preferirei più che vada in porto l'obiettivo collettivo che questa iniziativa mia personale, insomma. Certo, sicuramente. Questo sicuramente è bello. Va bene Giovanni, grazie dell'intervento, poi ci aggiorneremo e aggiorneremo tutti i tifosi per quello che sarà l'uscita del tuo libro. Va okay. Bene, saluti a tutti. Ciao, buona serata, ciao. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Allora, senti, Tonio, mi devi dare una mano perché qua Skype ci sta e quindi a questo punto vai un pochettino avanti tu. Io volevo capire una cosa qui, magari prima di andare un attimo in pubblicità. Il regolamento dei play-off è cambiato. Nel passato ci ha penalizzato, ma alcune sconfitte che ci sono state nei play-off, alcune cose che non sono andate bene nei play-off,
adesso non valgono più quelle regole che ci hanno fatto fuori nel passato. Abbiamo però ancora un vantaggio. Sì, noi abbiamo il vantaggio di giocare praticamente in ogni caso tutte le partite di ritorno in casa, e la prima quella di elezione diretta allo Zaccheria, e che non è poco. Ci viene a mancare quello che invece negli altri anni ci ha penalizzato: il doppio pareggio avrebbe praticamente garantito comunque al Foggia di superare tutti i turni, il doppio pareggio nelle partite successive, che quest'anno non c'è. Resta il fatto però che diciamo che insomma è anche ora di sfatare i grandi numeri, no? Quest'anno siamo riusciti ad abbattere un tabù, quelle delle partite in notturno, che bene o male ci sono andate quasi tutte, sono state quasi tutte positive, cosa che a Foggia non accadeva da anni. E chissà che non si riesce a sfatare anche questo tabù in pratica dei playoff, anche se è vero che per la prima volta ci presentiamo in questa posizione privilegiata. Non conosciamo ancora al 100% l'avversario, perché bisognerà attendere le gare di domani nei due gironi che giocano appunto domenica, però diciamo che a 90 minuti dalla fine era certa l'Alessandria, che peraltro è una delle altre squadre che ha ben figurato soprattutto diciamo in categorie superiori, se vogliamo chiamarle così, la Coppa Italia Team per Alessandria e la Coppa Italia di Lega Pro per il Foggia, due formazioni dunque che tecnicamente hanno dimostrato di essere superiori alle altre. La stessa cosa non è stata per l'Alessandria, che potrebbe comunque ancora essere il nostro avversario, ripeto, tutto è sub iudice rispetto alle partite di domani, però a mio avviso, come giustamente sottolineavi tu, il Foggia di questo periodo, anzi per trovare lo stesso Vincenzo, che il Foggia di questo periodo insomma non dovrebbe temere nessuno. Certo. Consideriamo anche che avremo la possibilità di trascorrere questa settimana tranquillamente e quindi di allenarsi tranquillamente, il che significa molto. Peccato che non si riesca a recuperare nessuno dei grandi infortunati, quelli di lunga degenza. Certo. Che forse praticamente sarebbe stato fantastico avere, non so, elementi del tipo Narciso, senza nulla togliere a Micali, che oggi per fortuna si è distinto, e oppure per esempio un Viola che avrebbe costituito un'ottima alternativa nel reparto d'attacco nel momento in cui qualcosa non dovesse funzionare tra l'attuale tra i tre attaccanti attuali. Resta comunque di positivo che nelle ultime partite abbiamo rivisto in campo anche giocatori poco utilizzati, che invece probabilmente avranno più spazio proprio nei playoff, vale a dire i vari Riverola, lo stesso Masa, gente che potrebbe davvero costituire quell'arma in più nel momento in cui dovesse essercene la necessità. È un campionato chiaramente a parte quello che andremo a disputare, sicuramente, e questo vuole essere uno stimolo ai ragazzi e soprattutto alla società, e soprattutto ai tifosi in questo caso. Beh, c'è ancora il tempo per vincere quella famosa scommessa con il sindaco Landella, perché fare tutto esaurito nella prima dei playoff, nei quarti, e poi eventualmente facendo tutti i dovuti scongiuri nelle semifinali e nella finale, beh, sicuramente lo Zaccheria sarà stracolmo. Certo. E magari vinceremo anche questa scommessa con Landella. Beh, speriamo. Allora, io mando la pubblicità, poi cerco comunicazioni di servizio, riavvio Skype, e quindi tutti gli amici che stanno cercando di collegarsi, proviamo a vedere se Skype, che so che ha fatto un aggiornamento oggi, l'ha fatto apposta, il, penso che sia di Benevento il gestore degli aggiornamenti. Sì, perché lo fa sempre, vabbè, non fa niente. Mandiamo la pubblicità e ci sentiamo subito dopo, speriamo, con tutti gli altri. Signore e signori, pubblicità.
Allora, vediamo se riesco ad aggiungervi, un attimo solo, datemi un secondo e aggiungiamo, ricordate sempre che questa è una trasmissione di carattere strettamente artigianale. Ecco, abbiamo recuperato Tonio, speriamo di poter recuperare anche gli altri. Vi chiamo io, non intervenite voi. Allora, vediamo chi possiamo aggiungere. Vediamo Manu, se c'è. Vediamo se ci sono anche gli altri, che però nel frattempo avrebbero dovuto aggiornare. Vediamo anche Pierluigi se riusciamo ad averlo in trasmissione. E come sono andati gli altri nei play out? Come sono andate le cose, Tonio? Un attimo solo, che do un'occhiata, lo guardiamo in diretta, perché chiaramente distolto dalle cose del Foggia sono preoccupato poco per gli altri. Allora, vediamo un attimo come sono finite le cose. Allora, ti do tutti i risultati, così va a beneficio anche di chi sta ascoltando. Acragas Benevento 1-1, Juve Stabia Foggia naturalmente 1-3, Cosenza batte Ischia 6-1, Lecce ha battuto la Lupa Castelli Romani per 3-1, il Catanzaro ha vinto con il Murphy per 1-0, la Casertana ha vinto 4-2 con la Paganese, Martina e Messina hanno pareggiato 2-2, il Catania ha vinto contro la Fidelis Sandi per 2-1, il Matera ha pareggiato con il Monopoli. Dunque la classifica a questo punto è la seguente: il Catania e il Monopoli finiscono a pari punti, bisognerà vedere un pochettino negli scontri diretti come stanno. Quindi Melfi 30, Martina 22, Ischia 21, Lupa Castelli retrocessa naturalmente in automatico. Per cui i play-out dovrebbero disputarsi tra Catania o Monopoli, e qui mi ripeto, bisognerà vedere un po' negli scontri diretti come stanno, Melfi, Martina e Ischia. Queste benissimo. Squadre. Allora Tonio, proviamo a ricollegarci con Manu, mi disconnetto da te, però riparto con lui e ti richiamo. Allora, vediamo, Manu c'è? Ci sei Manu? Adesso sì. Perfetto, allora vediamo. Ma un che po'... è successo prima? Abbiamo una sorta di sabotaggio che ci arriva da Skype oggi, in quanto la maggior parte di voi ha bisogno di fare degli aggiornamenti e questo non ci consente di essere rapidi come, ma non fa niente, peccato perché era l'ultima della stagione, sì, ma non infatti. Fa niente, non fa niente. Allora Manu, proviamo a vedere se partendo da te, tu hai seguito un pochettino tutto il campionato, penso, sostanzialmente. Sì, in sostanza sì. Sì. Adesso a fine campionato, vedo che adesso riusciamo ad aggiungere anche gli altri, a fine campionato. E prima dei playoff, che è successo? Oggi abbiamo più di un problema, spero che non si debba interrompere qui questa trasmissione, sarebbe un peccato, vediamo se riesco a riprendermi a riprendere la trasmissione, vediamo con qualche altro amico. Allora, Pierluigi, ci sei? Buonasera a tutti. Ciao Pierluigi. Buonasera a tutti, buonasera a Biagio. Questa volta va un po' così oggi, non riusciamo a parlare in contemporanea, vi farò parlare uno alla volta, vuol dire che comprenderete anche la situazione. Pierluigi, tu vivi molto, a Foggia ti conosciamo tutti, vivi molto in maniera intensa il Foggia, sì. Il tifo, la squadra, sei sempre vicino. E tu negli ultimi playoff che ci sono stati, intanto chiedo a Valentino di rimanere in linea perché finalmente lo vedo. Sì, io ho tre chiamate aperte. Non, so non fa niente, mezzo. Non vi muovete da come state, che vi sposto io che è meglio. Vi sposto io che è meglio, tranquilli. Pierluigi? Sì. Perfetto. Allora. Aspetta, fermi qua che devo riprendere Pierluigi. Fermi un attimo, Pierluigi l'abbiamo ripreso. Allora, Pierluigi, abbassa un po' l'audio, qualcuno c'ha l'audio aperto che c'è eco? Viaggio, ci sento perfettamente. Perfetto.
Allora, senti, dici una cosa. Quanti anni avevi quando abbiamo fatto gli ultimi playoff? 14, 2009, sono del 95. Li hai vissuti male? Normale, cioè nel senso, grandi aspettative, grandi tensione, si sogna. Si sogna e poi bisogna sapere indirizzare nel verso giusto questi sogni e questi pensieri, ecco. Però questa volta ci proponiamo in maniera diversa. Indubbiamente sì, perché questa volta sono diversi dal passato, in quanto siamo la migliore seconda, il format è anche diverso e quindi siamo tutti un tantino più fiduciosi verso la squadra, anche perché comunque ha dimostrato che quando vuole non ce n'è per nessuno. L'ho dimostrato anche oggi, primo tempo perfetto. Senti, tu sei molto vicino a tanti, proprio al tifo. Questo periodo come lo si sta vivendo? Cioè, si è positivi, sono positivi anche tutti gli amici della curva, tutti gli amici che seguono. Come ci sei? Sì? Chi dice? No, niente, fatemi riprendere la chiamata con Pierluigi e ho fatto una domanda. Pierluigi, ci sei? No, che peccato. Vabbè, adesso vediamo di riprendere di nuovo, che ci sono un po' troppe chiamate aperte. Ora c'è di nuovo. Ci sei, Pierluigi? Ecco, sì, no, ecco, allora. Vediamo di finire il tuo intervento, perché... Allora, dimmi. Stavamo dicendo che mi avevi chiesto il clima della curva. Beh, indubbiamente è positivo, però sappiamo anche che è difficile, perché comunque nel calcio nulla è dovuto e nulla ti viene regalato, perché nessuno ti regala niente. Quindi siamo fiduciosi, però con i piedi per terra, e speriamo alla fine che possa andare tutto per il verso giusto, a partire dalla prossima gara, in mente sarà con l'Alessandria. Ma questa squadra, così come sta giocando adesso, col livello di impegno, al di là dei risultati, è quella che vogliono i tifosi? Esattamente, sì. È vero? Cioè, dimentichiamoci, i risultati lo sappiamo, a volte basta niente per... Se fosse entrato quel gol di Agnelli quasi fatto, o sai quanti sei possiamo dire a fine campionato? Con i nel calcio non si parla, purtroppo. Non vale con i sei, non vale con i ma, vale il campo. Però l'impegno, quello vale. Sì. E questo c'è nelle ultime settimane. È quello che si aspettano tutti i tifosi, anche quelli più appassionati come te. Sì, grande impegno, grande determinazione. Speriamo alla fine, comunque vada, di averci messo sempre il cuore, nonostante tutto. Certo. Chiaro che avremmo voluto, sarebbe stato più bello vincere il campionato, però... Purtroppo sappiamo com'è andata, quindi come si suol dire è inutile piangere sul latte versato. Adesso guardiamo a questi playoff. Andiamoci a prendere i playoff. Anzi, devo dire la verità, a mio parere personale mi divertono di più questi playoff. Non so perché, ma ho questa particolare sensazione. Mi divertono di più i playoff anziché vincere il campionato direttamente. È sempre bello vincere, da magari quel pizzico di soddisfazione in più ai playoff. Magari dimostri... se mai ce ne fosse bisogno, che sia la squadra più forte anche agli altri. Benissimo, va bene Pierluigi, io ti ringrazio per l'intervento, mi spiace che non sia stato facile farvi partecipare contemporaneamente, però è importante che ci sia stata anche la tua voce qui, anche perché hai partecipato diverse volte ed è stata sempre gradita la tua presenza. Bene, sì. Allora goditi di queste partite e vediamo di arrivare più a lungo possibile. Certo. Ciao, buona serata. Buona serata, Gio. Ciao. Allora, vediamo chi c'è adesso. Valentino, non so se c'è, però adesso recupero sicuramente Alberto. Sì, ci sono. Oh, perfetto, comincio ad avere qualcuno ogni tanto, perché sennò... oggi non è colpa mia, no? No, non c'entri tu, c'è Skype che ci sta facendo fare le bizze, cercate di connettervi e non ci riuscite. No. Non è assolutamente colpa tua, ci mancherebbe. Mi sono fatto una chiacchierata con gli altri, dai. Quindi voi fra di voi poi riuscite a parlare, benissimo. Non c'eri tu. Non c'ero io, non fa niente. Vediamo se riesco anche ad aggiungere qualcun altro alla tua maschera, altrimenti ti chiederei a questo punto, siamo nella seconda parte, di fare un pronostico, però come deve essere impostato il lavoro nelle prossime partite.
il lavoro della squadra. Io penso che a questo punto quello che volevamo, che voleva De Zerbi, cioè che la Serie B passa per lo Zaccheria, è quello che noi abbiamo voluto e ottenuto. Quindi adesso gli avversari ci interessano poco, dobbiamo essere determinati. Questa è una fase del campionato in cui lo Zaccheria è determinante. Per cui, mentre se valutiamo tutto il campionato, ci sono state le partite, forse proprio allo Zaccheria abbiamo perso la possibilità di essere primi. E quindi dobbiamo andare a giocare fuori sereni, sapendo che abbiamo il ritorno dove il pubblico, che sarà ovviamente al tutto esaurito, dovrà fare la differenza. Questa volta non stiamo come ad Avellino, non stiamo come a Cava dei Tirreni, dove i playoff li abbiamo giocati al contrario, giocando fuori la seconda, e se non era per Mastro Nunzio e se non era per Rivaldo scriveremmo un'altra storia. Lo so. Va bene. Senti, Alberto, grazie due volte perché sei presente con noi sempre quando puoi e per la pazienza che hai dimostrato oggi, dove non era colpa tua né delle cuffie di provenienza asiatica, assolutamente. Quindi, grazie Alberto. Grazie Biagio. Grazie, ciao, buona serata. Ciao. Allora, vediamo chi c'è adesso, vediamo chi c'è ora, chi possiamo far connettere, perché vi assicuro che non è affatto facile. Vediamo se c'era Manu, oppure Valentino stava cercando di... Ah, Tonio c'è sempre. Tonio c'è dappertutto, penso che sia una presenza immanente in tutto... in qualsiasi modo. Valentino, però se c'è Valentino mi permetterò di sostituire la tua maschera, ovviamente. Sì, togli me, anche perché io non so se tu mi richiami o meno. Sì, certo, sì, ma ormai siamo fine, vorrei solo sentire gli ultimi amici, tutto qua. Certo. Togli pure me. Sì, il punto è che probabilmente se vai via tu a questo punto non ci rimane nessuno, io volevo almeno aggiungere un altro. Vediamo se Valentino ci sente. Ci sei, Valentino? No, Valentino non c'è. E a questo punto penso che non abbiamo molto altro da aggiungere. Senti, fine ingloriosa di un anno in cui la trasmissione poi fra l'altro era andata anche in situazioni molto complicate, ricorderai la finale della Coppa Italia in cui siamo riusciti a fare un bel po' di cose, però non dipende da noi, e purtroppo ci avvaliamo, è abbastanza instabile internet come collegamento, soprattutto la domenica o il sabato quando si collegano tutti. No, ma poi questo problema dell'aggiornamento di oggi probabilmente ha complicato un po' la vita a tutti. Sì, gli a tutti, altri perché amici. Non tutti poi aggiornano, perché non è che passiamo la vita su internet ad aggiornare Skype, e quindi poi qualche problemino magari qualcuno ce lo crea. Senti, visto che diciamo, almeno ecco, volevo salutare te. Anche in questo caso in maniera prospettica, ecco, vedi, c'è qualcuno che sta chiamando, non so se accettandoli. Io provo ad accettarla, vediamo chi c'è. Pronto? Sono ricomparsi tutti. Allora Tonio ci perdonerà sicuramente. Ci siete di nuovo tutti quanti, cosa bellissima. Sì. Bella, avete fatto una bella sorpresa, vediamo. Ci siete? Sì, ci siete tutti, bene. Ah, ecco, perfetto. Perfetto, e c'è anche Tonio. Allora, faccio parlare Valentino che non era riuscito. Valentino, hanno fatto di tutto, hanno anche cercato di sabotarci questa cosa bellissima che facciamo, non ci sono riusciti. Alla fine ci siamo lì a giocarci questi playoff e per la prima volta da tanti anni ce li giochiamo da favoriti. Purtroppo l'unico anno in cui il vantaggio è minore, ecco, diciamo, perché gli altri anni uno poteva anche permettersi di pareggiare,
Invece quest'anno non ce ne facciamo niente. Sì, però voglio dire, ci siamo arrivati, vediamo di cogliere anche l'aspetto positivo di tutto questo. No, certo, sì. Noi però, ci siamo, sai, arrivati, lo so, è minore rispetto a quello di poter pareggiare. Sì, Valentino, però parliamoci chiaro, un campionato così lungo ha una certa difficoltà ad essere vinto, alla fine ne vince uno solo. Noi alla fine siamo arrivati secondi, col miglior gioco, abbiamo scontato il fatto che c'è stato un periodo abbastanza lungo in cui abbiamo perso un po' troppi colpi, ce lo siamo detti più volte. Però questa volta io ricordo sempre il fatto, perché è legato a questa nostra avventura comune sul web, ricordo sempre il fatto che 4 anni fa noi si giocava in Serie D, quindi anche e abbiamo vissuto delle vicende societarie, per cui non abbiamo una società che ha preso la squadra 4 anni fa e ha potuto fare, abbiamo avuto un susseguirsi di società che hanno fatto veramente tantissimo, si sono passati testimoni l'una con l'altra, e noi arrivare dopo 4 anni da quella partita a Termoli a farci i playoff come migliore delle seconde, cioè come la squadra da battere, io penso che sia già questo. No, ma infatti io sono felicissimo, nel senso, è chiaro che c'è il rammarico dopo aver visto anche gli ultimi 2 mesi, dici com'è possibile non abbiamo vinto il campionato, però a questo punto giochiamoceli. Io la paura grossa che ho è sulla prima gara, onestamente, perché poi secondo me su 2 gare dovremmo riuscire a sfangarla, ma sulla gara secca è quella che temo di più. Soprattutto perché giochiamo con l'Alessandria, e ormai è praticamente scontato che giocheremo con l'Alessandria. Questa è una cosa che hanno detto in tanti, cioè il fatto che la gara secca può essere persino più pericolosa per noi, nonostante sia in casa. Guarda, per esempio, la partita col Monopoli, no? Quella, fosse stata una gara secca di playoff, ci andavamo a casa. Sì. Se ci fosse stata andata e ritorno, andavamo a Monopoli a ritorno e gli andavamo 10 di gol. Sì, però c'è anche da dire che tranne quella partita strana col Monopoli, non è che a Foggia siano venuti a fare il risultato facilmente, perché poi ci devono comunque battere per passare il turno. Cioè, è vero, cioè, quella col Monopoli poteva essere una partita, ecco, da sottolineare in questo momento per il rischio che si corre. Però ricordiamoci la partita di Cittadella, no, il ritorno con il Cittadella. Così ci diamo un tocco di positività. Nella doppia gara possiamo riuscire meglio a gestire la situazione. È chiaro che ora viene l'Alessandria, che è una squadra comunque forte, che ha dato, insomma, penso l'abbiate detto, filo da torcere anche a squadre di Serie A, non è un cliente semplice da gestire. Sì, però la differenza, il fattore campo faccia la differenza. Valentino, le caratteristiche delle squadre sono importanti. L'Alessandria, l'approccio alla gara è un approccio più chiuso, più speculativo, ha avuto sicuramente risultati, su questo non c'è alcun dubbio, ma non è una squadra speculare al Foggia, cioè non riesce a fare quel tipo di gioco e oggi non prendiamo la partita di oggi perché tranne un paio di giocatori lo Stabia oggi non è che erano quasi tutti in vacanza, però oggi c'era la dimostrazione di come il Foggia riesca a tenere il campo, a presidiare il campo, e non con i migliori giocatori che aveva a disposizione. L'Alessandria non fa altrettanto, cioè c'è anche da considerare, no, questo. Lo so, però chiaramente la gara secca è una partita a sé, può succedere un calcio d'angolo, prendi un gol, quelli si rintanano e te ne esci dai playoff. Bisogna stare molto attenti a gestire bene questa prima gara, che non ha possibilità di recupero, ecco, in quel senso. Mentre tu magari poi, che ne so, in semifinale vai, dove vai? Ovviamente vai a Lecce, ne dico uno a caso, perdi 2-0, ti puoi riorganizzare per ribaltarla a Foggia, però questa gara secca è quella su cui investire maggiormente, secondo me. Certo, è così, indubbiamente, è così, non ha tutti i torti Valentino, anche se secondo me, insomma, il Foggia ha dimostrato che quando riesce a scendere in campo e dal primo minuto a prendere in mano il pallino del gioco, poi sono, come dire, certo, cioè, gli amari per gli avversari, un po' quello che è accaduto oggi il Foggia voleva vincere la partita, è partito in quarta, ha fatto addirittura 3 gol, che insomma forse non erano neanche nelle previsioni, però poi è riuscito a controllare la gara. È evidente che in una gara a partita secca
questo gioco mortale vale anche per l'altra squadra. Cioè, nel momento in cui l'Alessandria subisce un gol, è costretta necessariamente a giocarsi la partita, e lì poi il Foggia potrebbe andare a nozze per come gioca. Quindi ecco, è giusto valutarli entrambi questi problemi, no? Quello che potrebbe accadere al Foggia e quello che potrebbe accadere anche agli avversari. Però ripeto, l'unica nota stonata è che il Foggia non potrà disporre comunque dell'organico al completo. Forse però comunque avremo... arriviamo bene fisicamente, mi sembra. Sì, per fortuna arriviamo sì. abbastanza bene come forma. Sì. Ecco perché io dicevo che oggi è stato abile a risparmiare alcuni elementi che non ha fatto giocare. No. Questa censura continua di Skype, no, non può, non ci può trattare così male. Vediamo se riusciamo a recuperarla, ragazzi. Un po' di pazienza. Vediamo, Tonio, ci sei? Ci siete? Io ci sono. Eccovi qua, oggi è proprio, anch'io. va così. E io volevo dire una cosa, volevo invitarvi a... Valentino, ci sei tu? Sì, eccomi. Eccoti qui, sì, ci sei anche tu. Forse mi sono perso mano, spero che lo si recuperi. Approfittando del fatto che eravate di nuovo tutti qui, e partendo da quello che aveva detto Tonio, io vi volevo invitare a riflettere su un aspetto che sembrava molto delicato, quello del portiere. Perché è vero quello che hai detto prima, Tonio, noi affronteremo in maniera oggettivamente, magari poi non solo noi, difficile questi playoff, perché avremo più di un'assenza. Ce l'hanno anche le altre squadre, però, a fine campionato. Una delle assenze più delicate era quella del portiere. Si è fatta una lunga polemica, non ci siamo andati a gennaio, abbiamo comprato doppi, tripli ruoli, quattro al posto di uno. È l'unico ruolo che si era detto non aveva un valido sostituto, era quello del portiere. Poi entra Micale, prime partite un po' incerte, inutile dire, insomma, ci ha fatto un po' penare, però anche oggi Micale ha fatto gli interventi decisivi, e non è solo oggi. Rifacciamo il giro, Tonio, Paolo, Valentino, cosa vuol dire? Che probabilmente in questo momento ha ragione chi lo diceva prima, Manu, chi sostiene che comunque il portiere ha bisogno di giocare, e quindi paradossalmente in questo momento Micali ci dà più sicurezza, visto che si gioca ora, non si sta programmando un campionato rispetto a Narciso. Non è che poi Narciso ha bisogno di un po' di partite che non avremmo più per poter tornare quello di una certa fase del campionato? Allora, parto dal presupposto che chi dice che il Foggia, insomma, non ha provveduto a dotarsi di un portiere diverso come caratteristiche da Micale, come secondo di Narciso, non dice una cosa sbagliata. Tra i tanti arrivi che ci sono stati, poteva anche esserci un portiere, insomma, anche per sicurezza, perché oggi, non dimentichiamo, ne abbiamo due a disposizione, ma sono entrambi giovani, uno l'altro è giovanissimo. Abbiamo visto oggi, per esempio, in un contrasto Micale restare a terra, c'è da preoccuparsi che possa succedere un fatto del genere, e quindi un terzo portiere sarebbe stato l'ideale averlo. Resta il fatto comunque che Micale, così come aveva già dimostrato la scorsa stagione, quando è stato chiamato ha risposto alla grande. Al di là delle tre partite in cui abbiamo preso 9 gol, ma secondo me non per colpa di Micale, ma per colpa di tutta la squadra, che in quel periodo non era il Foggia che conosciamo, resta un portiere comunque che dà una certa affidabilità. È evidente che molto dipende anche dall'atteggiamento del reparto difensivo, del centrocampo, perché se il Foggia continua a tenere palla e a tenerla lontano dall'area di rigore, anche il compito di Micale viene facilitato. Per cui è un handicap, tra virgolette, anche perché, come giustamente dicevi tu, anche il recupero di Narciso in extremis, che garanzia potrebbe dare un portiere che è stato fermo per diverse settimane?
Esatto, quindi anche questo quel ruolo è valutare, il ruolo che cioè il portiere è l'unico ruolo che non ha un altro dietro che ti può bloccare l'avversario, se lo superi dietro c'è la rete a raccogliere la palla. Appunto, per questo. Paolo, tu che dici? Come la vedi? Ma io sono d'accordo con Tonio, cioè in realtà forse un altro portiere esperto anche a fine carriera forse non era sbagliato, però per quanto riguarda Micale io l'ho sempre stimato, l'ho sempre difeso, come dicevo prima, perché secondo me lo ritengo comunque un bravo portiere. Il problema è che adesso abbiamo Narciso che è in dubbio, per cui malauguratamente un infortunio o una squalifica, siamo costretti a giocare col terzo giovanissimo di, non so, non abbiamo neanche mai visto giocare, ma è un'ulteriore incertezza. Dal punto di vista della preparazione, ritengo invece che forse tra tutti i ruoli, ovviamente quello del portiere è quello che ha meno necessità di avere una condizione atletica migliore, insomma, rispetto agli altri, perché comunque probabilmente riesce a compensare con l'esperienza, riesce a compensare con meno fatica rispetto a un calciatore che invece deve correre 90 minuti in mezzo al campo, no? Certo. Quindi probabilmente da quel punto di vista sono abbastanza tranquillo che se dovesse recuperare, cioè fisicamente non dovesse avere il problema alla spalla che ha avuto, secondo me nel giro di una settimana riesce a riacquistare quella forma che gli permetterebbe quantomeno anche solo il fatto di stare in panchina, darebbe quella garanzia in più, e poi recuperare magari il posto nelle partite successive, darebbe quella garanzia e quella sicurezza in più alla squadra, che probabilmente non è da poco, certo, perché oggi quando si è diciamo piegato lì agli ultimi minuti Micale, avevamo tutti paura, in cui abbiamo forse temuto di più durante la partita, perché per il resto il risultato era acquisito, così come per lo Iago, no? Cioè, siamo in quella condizione in cui siamo contati in alcuni ruoli chiave e non abbiamo i sostituti per infortuni che oramai si prolungano da troppo tempo. Sì, volevo sentire cosa ne pensa Valentino, ma vedo che alla fine anche Valentino se n'è andato, allora a questo punto penso che sia inutile insistere, perché altrimenti è più il tempo che passiamo a cercare di recuperare, di correre appresso a Skype che quello. Ah no, forse qualcuno. Pronto, mi sentite? C'è Manu, almeno qui, Manu, possiamo Manu sentirlo. Allora Manu, dai, volevo giusto perché volevo chiudere la trasmissione e salutare il più possibile voi. Mi spiace che oggi sia andata così, però... Guarda, può andare sempre così, basta che il Foggia poi raggiunga l'obiettivo. Siamo disposti anche Skype non ci fa paura. Esatto. Ci fa più paura l'Alessandro in questo momento. Ma neanche quella. Neanche quella. Allora... Skype non ci fa paura. Esatto. Ci fa più paura l'Alessandro in questo momento. Ma neanche quella. Neanche quella. Allora, cioè, allora, proprio oggi deve andare così. Vorrei salutare in maniera decente tutti quanti, ma vedo che ci sono difficoltà. Chi c'è? Almeno l'audio c'è? Io ti sento, non so se tu mi senti, ma... Valentino, io ti sento benissimo. Allora a questo punto facciamo una cosa, perché tanto non ci ferma nessuno, figurati se ci fermiamo con Skype. Non so per quale motivo, perché la tua finestra non la vedo, tu sei online. Io vedo te, vedo la parabola. La parabola. Però mi sa che è una chiamata singola, no? Ci va, sì, può darsi che sia così. Vogliamo concludere in questa maniera tipica questa stagione? Si vede il nostro nuovo studio, noi ci siamo attrezzati al meglio, ma va così. Io ringrazio qui tutti gli amici che ci hanno seguito e che hanno partecipato. Tu Valentino sei fra questi, ma chiaramente non mi metto a citare nessuno, perché se ne dimentico uno poi ci rimango male io. Per fortuna siamo diventati tanti poi nel corso del... Certo, e quelli che si sono aggiunti hanno fatto piacere a tutti quanti, anche perché noi non
siamo una trasmissione molto atipica, siamo semplicemente un momento in cui ci si incontra e si parla del Foggia, e spero che lo si possa fare fra qualche mese con platee palcoscenici più adatti e ben diversi. Valentino, concludi tu. Con abbonamenti diversi, ecco, per vedere le partite l'anno prossimo. Sì, è giusto. Sì, anche perché già che si deve pagare, paghiamo. A quel punto paghiamo per Skype. No. Paghiamo Skype, abbiamo capito, va bene. Valentino, concludi tu. Skype. Paghiamo Skype, sì. Anche Skype la pagherei, se mi desse un servizio migliore la pagherei molto volentieri. Valentino, concludi tu. L'audio c'è, ti lascio il microfono e quando hai finito faccio partire la sigla. Io ringrazio tutti, cioè facciamo un ringraziamento collettivo tra di noi per l'anno che abbiamo passato e do appuntamento a tutti quanti allo Zaccheria domenica. Certo. E ci vediamo là e andiamo a vincere questa partita. Bene, bene. Andiamoci a vincere. Bisogna partire da lì e poi intanto una per volta. E concludere quanto è stato iniziato. Bene. Grazie Valentino, grazie a tutti gli amici, grazie a voi per la pazienza che avete avuto, voi che poi la seguirete in seguito, ci perdonerete, noi non, ci sono cose che vanno al di là delle nostre possibilità, ci possiamo attrezzare quando vogliamo, ma poi dobbiamo usare delle piattaforme che non sono nostre, sicuramente hanno degli altri problemi. Va bene, grazie a tutti, io faccio partire la sigla, vi saluto, a questo punto con questa trasmissione ci vediamo nel prossimo campionato. E non dico altro perché in questo momento il nostro campionato regolare è finito, ma il percorso del Foggia non lo è ancora. Ciao a tutti, amici. Ciao.